dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, domenica dell'ottava di Pasqua, vi raggiunge dalla cripta della cattedrale di Ortona, perché in questa cripta è custodito il corpo di San Tommaso Apostolo, protagonista, insieme con gli altri apostoli e i discepoli, del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Infatti, come molti di voi sapranno, la diocesi di Lanciano-Ortona custodisce dal 6 settembre del 1258 le spoglie mortali di questo apostolo che, come ci ha detto il Vangelo, ha un soprannome, Didimo, che vuol dire gemello. E San Tommaso, come vedremo, è davvero il gemello di ciascuno di noi. Il brano del Vangelo si apre con uno squarcio temporale sulla sera del giorno di Pasqua. Domenica scorsa ci è stata raccontata la mattinata di Pasqua, con la corsa al sepolcro prima di Maria Maddalena, poi di Pietro e del discepolo amato. Siamo arrivati a sera e probabilmente ognuno pensava che ormai quello che doveva succedere era successo, un po' come capita a ciascuno di noi quando rientriamo a casa nostra e chiudiamo la porta perché vogliamo riposarci e non vogliamo più avere a che fare con nessuno. I discepoli erano chiusi nel cenacolo anche per paura dei giudei, avevano timore dei giudei, che ovviamente nel Vangelo di Giovanni non rappresentano l'intero popolo di Israele, ma soltanto quelli che non volevano rimanere nella luce del Signore, soltanto quelli che contraddicevano e contrastavano il messaggio del Vangelo che Gesù era venuto a portare. E nel corso dei secoli la Chiesa più volte ha espresso delle paure nei confronti dei giudei di ogni tempo, cioè di coloro che non accolgono il progetto di uomo nuovo, di società nuova, di nuova umanità che il Signore Gesù ci ha portato.
e anche ai nostri tempi, onestamente, lo dobbiamo riconoscere, all'interno della Chiesa ci sono ancora paure, perché non sempre siamo in grado di rendere testimonianza della speranza che è nel nostro cuore. Non sempre, come dice San Pietro, sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi. Nel tempo la Chiesa a volte ha avuto paura della scienza, a volte ha avuto paura della democrazia, a volte ha avuto paura della libertà di coscienza, a volte addirittura ha avuto paura dei progressi biblici. Ci è voluto il Concilio Vaticano II per spazzare tutte queste paure, così come fa il sole del mattino con quella nebbiolina che a volte si trova nelle nostre mattinate e fa brillare tutto di una luce nuova. Dunque, il Vangelo ci presenta la sera di Pasqua e ci presenta Gesù che a porte chiuse arriva e sta in mezzo. Vedete, Giovanni non ci dice che appare e poi scompare, ma che sta in mezzo e ci parla di discepoli, perché ciò che avviene in quella serata avviene poi nella Chiesa, nelle comunità ecclesiali di ogni luogo e di ogni tempo. E quell'esperienza che fecero i discepoli in quella sera di Pasqua è la stessa esperienza che siamo chiamati a fare noi, perché soltanto l'incontro con il Signore risorto cambia le carte in tavola. La paura nel cuore dei discepoli sparisce perché finalmente incontrano il Signore Gesù risorto e gioiscono nel vedere il Signore. E quella gioia non soltanto fa sparire la paura e il timore, ma quella gioia rafforza il coraggio e dà loro la capacità di uscire dal cenacolo, di aprire quelle porte che invece avevano chiuso, proprio per iniziare la missione che Gesù affida loro. Come il Padre ha inviato me, così anch'io invio voi. Quindi Gesù sta in mezzo e questo stare in mezzo cambia tutto. Gesù nelle nostre celebrazioni sta in mezzo. Gesù sta in mezzo alle nostre celebrazioni, alla vita della nostra Chiesa, con la sua parola che viene proclamata, con l'Eucarestia di cui ci possiamo nutrire, con la presenza dei battezzati riuniti nel nome di Gesù e che garantiscono la sua presenza in mezzo a noi. E da Gesù riceviamo il dono della pace. Il dono della pace, di cui mai come in questo periodo capiamo l'importanza, è il dono della Pasqua, è il dono della risurrezione, è il dono che riempie di ogni gioia e di ogni bene i nostri cuori e ci rende tutti figli dello stesso Padre e fratelli e sorelle fra noi. E Gesù in quell'occasione non solo dà il dono della pace, ma dà il dono dello Spirito Santo. Soffiò su di loro. Questo verbo è un verbo rarissimo nella Sacra Scrittura, cari fratelli e care sorelle. Viene utilizzato soltanto due volte nel Vecchio Testamento e una volta, proprio in questo brano, nel Nuovo Testamento. La Bibbia utilizza questo verbo nel momento della creazione, quando Dio soffia sul fango e crea Adamo ed Eva. E poi viene utilizzato dal profeta Ezechiele in una visione che tutti ricorderete, una valle piena di ossa aride sulle quali il Signore soffia il suo spirito e quelle ossa cominciano a rivivere. Qui il Signore Gesù risorto soffia sui suoi discepoli ed essi cominciano a rivivere, diventano uomini nuovi, creature nuove, pronti per annunciare il nuovo mondo, la nuova Chiesa, la nuova umanità. È bellissimo questo fatto. E poi Gesù dice loro di vedere le sue ferite, le sue mani e il suo fianco. Nei nostri documenti noi siamo abituati a vedere il volto delle persone per riconoscerlo.
Quando andiamo negli aeroporti o in qualunque parte, le persone guardano la nostra faccia, non le nostre mani o il nostro fianco. Perché Gesù mostra le sue mani? Perché Gesù mostra il suo fianco? Perché attraverso quelle mani Gesù ha fatto le opere di Dio. E come sempre Giovanni ci dice nel suo Vangelo, riportandoci una frase di Gesù, almeno diventiamo capaci di riconoscerlo dalle sue opere, se non vogliamo credere alle sue parole. E le mani di Dio fanno sempre il bene, fanno solo il bene, dal momento in cui hanno creato il mondo e l'uomo. E l'autore biblico ci dice che era cosa buona, era cosa molto buona, a quando Gesù stesso agisce e con le sue mani, toccando gli ammalati, li guarisce, benedice i bambini e lava i piedi agli apostoli. Perché le mani di Gesù, che sono l'espressione massima delle mani di Dio, ci dicono per quale motivo Gesù e Dio il Padre operano, per amore e solo per amore. E la ferita del fianco squarciato, dal quale era uscito sangue ed acqua, ci danno ulteriore testimonianza di questo, un amore così grande che arriva al dono del sangue, al dono della vita. Un amore così grande che attraverso il segno dell'acqua ci indica proprio la vita nuova, quella che noi riceviamo il giorno del nostro battesimo. Ma c'è un ma. Quel momento in cui Gesù è apparso, stando in mezzo ai discepoli, ne mancava uno. Anzi, ne mancavano due, perché mancava Giuda, che si era andato ad uccidere, e mancava Tommaso, che contrariamente a tutti gli altri apostoli era fuori. Non sappiamo cosa stesse facendo, ma non era con la comunità. Era gemello, Didimo, ma non era con i suoi fratelli. E questo gli impedisce di fare un'esperienza diretta con il Signore. E quando egli torna nella comunità e i suoi fratelli gli dicono che Gesù è stato in mezzo a loro, egli non vuole credere. È come se dicesse: voi non avete creduto alle donne, io perché devo credere a voi? Voi non mi dite con la vostra faccia la gioia di aver incontrato il Signore risorto, non mi testimoniate la bellezza della vita nuova che dovrebbe nascere dalla risurrezione. Ma Tommaso non abbandona la Chiesa. Tommaso non va in un'altra religione, non fonda un altro gruppo, resta con i fratelli. Ed infatti, 8 giorni dopo, il giorno in cui la comunità si riunisce, quando è domenica, Tommaso questa volta c'è. Il gruppo degli apostoli è al completo, ci sono anche altri discepoli. E Gesù torna nuovamente e nuovamente sta in mezzo a loro, così come sta in mezzo a noi in ogni celebrazione della Santa Messa. E prende sul serio i problemi di Tommaso Gesù, prende sul serio il dubbio di Tommaso Gesù e quindi lo chiama per nome dopo aver salutato tutti con il dono della pace. Lo chiama per nome e gli dice: vieni Tommaso, volevi vedere? Vieni a vedere. Volevi toccare? Vieni a toccare. Tommaso è al livello in cui era Maria Maddalena la mattina di Pasqua. Non sa guardare oltre gli occhi del corpo. Gesù lo invita a fare i passi successivi, a ragionare, a riflettere, a meditare su ciò che ha visto, come fece Pietro, e poi a vedere e credere, come fece il discepolo amato. Anzi, Gesù vuole che Tommaso faccia un salto di qualità ancora maggiore, credere senza vedere. È l'ultima beatitudine del Vangelo di Tommaso. Beati coloro che senza aver visto crederanno. Una beatitudine rivolta a me e a voi, che non eravamo testimoni oculari della risurrezione avvenuta al tempo di Gesù, ma che possiamo fare esperienza
della presenza di Gesù in mezzo a noi, di ciò che le mani di Gesù continuano ad operare, dei frutti che il suo amore incondizionato e senza fine continua a portare anche ai nostri giorni. E Tommaso fa la più bella professione di fede che la Scrittura ci abbia mai consegnato, forse una delle più belle dell'intera storia del cristianesimo: mio Signore e mio Dio. Di fronte all'imperatore che si faceva chiamare Signore e Dio, Tommaso riconosce come suo unico Signore e suo unico Dio Gesù risorto. La stessa cosa che io e voi dobbiamo fare, cari fratelli e care sorelle, perché questo tempo di Pasqua ci permetta di vivere costantemente e continuamente nella pace, costantemente e continuamente nella gioia, costantemente e continuamente rendendo ragione della speranza che è in noi, diventando sempre più e sempre meglio luce del mondo e sale della terra.